Jimmy, ti ho portato un asciugamano. Ehi. No! Era questo che cercavi in casa di Corey? Eh? Questa merda stavi cercando. Ma che stai facendo? Quella vale un migliaio di dollari! Adesso vaffanculo! Vattene da casa mia prima che ti rompa l'osso del collo. Io la uso per tirare a campare. Io non la uso. E campo lo stesso. Dai, vestiti e vattene. Va bene, Cristo. Mi è capitato il cavaliere senza macchia. Quella roba ti prende piano piano. Prima cominci con gli analgesici. Prendi un Demerol perché ti sei fottuto un ginocchio in campo. E senza accorgertene mastichi codeina per colazione. Poi un giorno sbuca fuori un camion e ti metti a parlare con Dio. Gli dici, ehi, dammi una mano tu, gran capo. Io pago le tasse, vado in chiesa. Che è questa cosa che mi ammazzano moglie e figlio? Ma quello non riceve. Non accetta chiamate quel giorno. Invece arriva una chiamata dalla tua squadra. E ti dicono, figliolo, la tua carriera è finita. Io chiedo perché. Perché ho fatto delle scommesse. Sai perché tengono la statistica degli infortuni nel football professionistico? Negli altri sport non c'è. Nel football sì. E sai perché? Così chi scommette riesce meglio ad azzeccare i punteggi. È tutto un business ormai. Ti spremono finché non ti dà di volta il cervello, come è successo a Billy Cole. Ti rendi conto che quei figli di puttana mi hanno portato via la vita? Quando hai finito di compatirti da solo, la porta è da quella parte. Figlio di puttana. Altrettanto.